buonasera a tutti dalla Voce dei Laziali. Stiamo per assistere alla partita amichevole Lazio-Triestina qui da Orozco di Cadore. Partita al primo test indicativo contro una squadra che si è ben comportata lo scorso anno, perdendo con il Pisa la promozione in Serie B nella finale playoff. Tutto pronto? Partita. Max Vienna e Federico Italia, siamo per la Voce dei Laziali, stiamo commentando la fine del primo tempo dell'amichevole Lazio-Triestina. Federico, impressioni? Positive, assolutamente positive, perché vabbè, 3-0 sopra contro una squadra comunque non da sottovalutare, è comunque un buon bottino. Dai. Cosa ti è piaciuto di questa Lazio? Mi è piaciuto la convinzione. Una squadra convinta, decisa, che va sul pallone deciso, senza paura. Migliore in campo? Migliore in campo, a sorpresa, Vavro. Nuovi acquisti? Allora, Lazzari, una freccia. Vavro, nelle chiusure, è perfetto, del resto resta comunque un ottimo difensore da schierare a fianco a Cerbi e Radu. Johnny non è ancora entrato, ma mi piace molto perché comunque è veloce, da quella rapidità a sinistra che lui purtroppo non ha. Però comunque un buon acquisto, mentre Adekanye è ancora da crescere, però un'ottima tecnica. Perfetto, come hai visto Milinkovic Savic? Di un altro livello. È iniziato il secondo tempo. Adesso Federico ci dirà i sostituti. Allora, è entrato Patrick al posto di Radu, è entrato Johnny al posto di Lulic, poi sono entrati Andre Anderson, Valle, Adekanye, Caicedo, sono rimasti in campo Cervi, Vavro, Lazzari, è entrato anche Parolo ed è rimasto in porta con lui. Grazie.
Buonasera, è appena terminata l'amichevole Lazio-Triestina, risultato 5-2. Un commento, Federico. Allora, una partita, diciamo, ovviamente anche nelle prime partite si sapeva che era molto più difficile delle altre due, come già detto, però comunque la Triestina, i primi due gol subiti dalla Lazio in questo precampionato, quando aveva già vinto 18-0 con la Bronzo e 12-0 contro il top 11 Radio Club, non avevamo subito gol e ne aveva fatti 30 in tutto. E del resto, vabbè, due gol subiti, ma forse il secondo era evitabile, alla fine era una formazione molto preparata sia tecnicamente che fisicamente alle altre due. Però comunque una bella Lazio, che è stata soprattutto brava nel primo tempo, in cui ha messo il parziale sul 3-0. Nel secondo tempo, se conti sul secondo tempo, sarebbe finita a due pari. Quindi una partita che poi si è un po' spenta, la Lazio ha spento la partita nel secondo tempo, facendo un po' di palleggio negli ultimi 15 minuti, 20 minuti, ha proprio mandato a dormire la partita, che è diventata un po' una niosetta negli ultimi minuti. Però del resto resta comunque una bella partita anche per i tifosi, comunque un amichevole che si ripete ogni anno qua ad Auronzo, allo Zande Giacomo, appunto per il gemellaggio tra Lazio e Triestina. Abbiamo visto un ottimo Aidekaine. Sì, un bel giocatore. Si muove bene, è veloce. Sì, è agile, molto agile. Un giocatore duttile per questa Lazio. Bellissima, bellissima. Caicedo, il solito panterone, bella pantera. Entra e ne butta dentro due. Ottimo Lazzari. La terza lentella, che sarà ancora più difficile secondo me. Però perfetto. Alla fine non è che cambia tanto, però comunque siamo qui. Da Auronzo, dopo posta amichevole, Lazio-Triestina, Max Vienna e Federico Italia. Ciao, ragazzi. Salutiamo i nostri video spettatori. Ciao.